di Marco Iani. Marco, una brutta samba, la Mitrina che vince il Riviera con merito. Sì, una brutta samba, purtroppo ecco, siamo fatti sorprendere, sapevamo che era una partita difficile, l'abbiamo affrontata penso nel peggiore dei modi, una squadra moscia che sin dai primi minuti si era visto che insomma non eravamo sicuri nessuna giocata e purtroppo ecco dispiace perché ci tenevamo tantissimo a partire bene e invece siamo partiti nel peggiore dei modi e cercheremo insomma di prendere da questo schiaffo, di prendere il lato positivo, svegliarci un attimino perché con questa mentalità, con questo atteggiamento sicuramente non andremo lontano. Dobbiamo immediatamente cambiare rotta, cambiare mentalità perché l'obiettivo della Samba è quello di fare un campionato di vertice, penso che sia obbligatorio visto questo pubblico, come sempre ci ha sostenuto dal primo al 90esimo e giustamente alla fine ha espresso il loro disappunto per una prestazione alquanto brutta. Facendo una breve disamina tattica delle problematiche insomma sulle fasce in difesa, abbiamo visto che insomma così come domenica scorsa soffriamo forse un po' troppo. E in avanti Pazzi e Sciba che sono stati ben controllati dalla retroguardia, come deve magari forse cambiare proprio il modo di giocare questa Samba? Sì, è vero, dietro concediamo troppo, soprattutto in determinate occasioni di palla scoperta, ecco, ci facciamo troppo facilmente infilare dagli attacchi ospiti e sicuramente dobbiamo rivedere tante cose nella fase difensiva a partire da davanti a centrocampo e dietro perché sia domenica scorsa che oggi secondo me abbiamo fatto prestazione al di sotto delle nostre possibilità. Per quanto riguarda l'attacco abbiamo un potenziale ottimo, sono sicuro che alla lunga uscirà, già da domenica speriamo di insomma ritrovare l'intesa che almeno si era vista nelle prime uscite stagionali. Purtroppo un momento no, domenica siamo riusciti a vincere nonostante una prestazione non buona, oggi purtroppo è venuta un'altra prestazione negativa e non siamo neanche riusciti a rimediare il risultato. Come ho detto prima, cerchiamo di prendere il lato buono, cioè il fatto di prendere questo schiaffo per darci una svegliata. Grazie.